Svelato oggi a Teramo il programma del Dlendlen Festival, l'evento che tra il 21 e il 22 giugno vedrà il comune di Arsita, nel Teramano, riempirsi di giovani, ma non solo, per seguire gli eventi musicali del palinsesto. Un festival che si conferma per il 13° anno consecutivo come evento di musica indipendente e pop all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, capace di catalizzare l'attenzione dei fan, locali ma non solo, con un programma attrattivo e contornato di attività varie all'insegna del relax e del divertimento. Tutto nato per ricordare la memoria di un nostro caro amico, il papà del mio compagno di band, Amedeo Trignani, e che è scomparso in un incidente tragico, e da lì abbiamo voluto ricordarlo ogni anno con la cosa che più amava, ossia la musica. Quindi abbiamo portato sempre tanti artisti, abbiamo fatto di tutto per animare Arsita, che uno se l'aspetta Arsita, ma ci sono degli artisti che sono davvero altisonanti, quindi ci inorgogliscono e ci fanno ben sperare anche per il futuro. Quest'anno ci saranno gli Ex Otago e Lucio Corsi come headliner, ma non si parla di headliner perché anche gli altri artisti sono molto importanti nel panorama musicale italiano, come Emanuele Colandrea, Anna in Vulcan, Amalfitano, ci siamo anche noi, Mobili Trignani, e oltre ad altri DJ che animeranno le vie del paese per l'occasione. A calcare il palco del festival in qualità di main guest quest'anno saranno il collettivo Ex Otago, forte degli oltre 20 anni di attività e di esperienza sui palchi di tutta Italia, e Lucio Corsi, classe 1993, cantautore e musicista indipendente in attività dal 2014. A dare una mano agli ideatori dell'evento, l'amministrazione comunale di Arsita e un gran numero di associazioni locali, con in prima fila l'associazione Alla Manì. È un risultato importante quello che prima la Proloco e adesso l'associazione Alla Manì hanno costruito nel corso degli anni, perché da poco sono partiti in piccolo e col tempo hanno portato avanti e fatto crescere un festival che adesso secondo me davvero merita di avere una giusta riconoscenza.